amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nella sede della Fondazione Carifano, insieme al presidente della Fondazione stessa, l'ingegner Fabio Tombari, che ci parlerà adesso dell'iniziativa presa dalla Fondazione. È un'iniziativa di tipo culturale e intitolata I Venerdì della Fondazione. Sì, effettivamente noi da qualche anno, quest'anno in modo particolare, organizziamo questi Venerdì della Cultura. Tutti i venerdì, a partire da adesso fino alla fine di maggio, saranno impegnati in attività culturali. Alcune di queste saranno di iniziativa della Fondazione, in altre saranno invece i venerdì che organizzeranno associazioni, circoli culturali di vario genere, nei studi filosofici, di letteratura, di arte, di medicina. E tutti i venerdì, quindi alle ore 17.30, la cittadinanza è invitata, la sala di rappresentanza della Fondazione, una delle più belle sale della città, nota a tutti in questo storico palazzo malatestiano, è aperto al pubblico. Invitiamo quindi tutti coloro che sono interessati ai vari argomenti, abbiamo fatto anche un programma, coloro che sono interessati sono benvenuti, è un servizio che vogliamo dare anche in questo modo alla città per ravvivare la cultura e ravvivare questi argomenti. Questa sera si parlerà di enogastronomia, anche questa è una forma di cultura come tante altre, di tipicità del nostro territorio, per cui mi è andato e parlerà professor Goffredo Paluchini, per appunto di enogastronomia. Ma venerdì prossimo parleranno della osteoporosi, disturbi osteoarticolari eccetera, organizzati da un'associazione presente qui a Fano delle donne operate al seno. È un'associazione di donne molto attiva che organizzerà nei prossimi mesi 3 incontri per parlare di questa importante malattia che richiede molta attenzione. Grazie. Grazie mille. Grazie a lei, grazie.